Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno a tutti da Mimmo Siena, bentornati per questo nuovo appuntamento con Radio Sport Sochi 2014. Il nostro TG olimpico entra nel quadro di una undicesima giornata che vivrà delle emozioni intense, ma facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a quel che è stata la giornata di ieri. Doveva essere la sua prima medaglia ed è arrivata. Un bronzo che vale oro per Carolina Costaner nel pattinaggio danza programma libero. L'azzurra che ha ballato sul bolero di Ravel, non sbagliando nulla, sarebbe potuta finire argento se non fosse per un verdetto finale vergognoso che ha favorito con l'oro, addirittura, un'atleta russa, Sotnikova, che nel corto era addirittura quarta. Mentre la sudcoreana Kim, che era la favorita per la vittoria finale, è seconda. Un favoritismo, quello russo, duro a morire, tant'è che le polemiche sono scoppiate furibonde e se ne parlerà per un bel po', ma nulla evidentemente può mettere in sottotono l'impresa della azzurra gardinese, che per la prima volta ha conquistato una medaglia all'Olimpiade. Era l'unico pezzo anello che le mancava in una stagione esaltante tra europei e mondiali, dopo soprattutto le delusioni di Torino 2006 e di Vancouver nel 2010. Intanto il cammino olimpico sta per volgere alla sua conclusione con ancora tre giorni, oggi, domani e domenica, da emozione pura ed a tinte forti. Partendo da oggi con la Fontana, con Arianna Fontana, caccia del poker nello short track 1000 metri, Federica Brignone, seppur in condizioni fisiche precarie, impegnata nello slalom femminile. Infine con la over, dopo il bronzo nella staffetta mista, si riprova con la gara a squadra 4x6 km donne di biathlon. Ricordiamo che proprio nella staffetta mista la squadra azzurra aveva vinto la medaglia di bronzo. Bene, con queste aspettative, gentili ascoltatori, chiudiamo questo appuntamento con Radio Sport Sochi 2014. Il nostro appuntamento con l'informazione olimpica ritornerà domani nel corso dei nostri appuntamenti di Radio Sport con il nostro settimanale sportivo del sabato a mezzogiorno, poi domenica con Radio Sport la domenica alle 9:30 e poi lunedì con Radio Sport la giornata. Grazie a tutti per averci seguito e da Mimmo Siena un buon proseguimento di giornata.